Comunque tu dovresti imparare a sorpassare più velocemente le macchine, perché ci stai troppo lì. Cioè, vai piano quando sorpassi, devi toglierti il prima possibile dall'altra corsia. Ti ricordo che ho 45 cavalli. Ma cosa c'entra? Io sorpasso molto più velocemente di te. E certo, aspetti mezz'ora per il momento buono. Avrei calcolato tutto, la marcia da mettere, a quanti giri avere il motore. Ma vaffanculo. Scusate, ma ho fatto le ore piccole. E guarda quanti GS, tutti quelli che hanno il cash. Quando ci fermiamo su a cambiare le batterie, mangio anche una barretta che inizio a aver fame. Non ho mangiato un cacchio io a colazione. Ho messo dentro tipo due dita di latte nella tazza con i cereali e basta. Sì, beh, comunque anche io ho mangiato di meno rispetto agli altri giorni. Sì, no, il problema è che se mangio tanto latte al mattino, metà del giro lo passo a cercare un campo dove fermare a fare i bisogni. No, io no. No, io dovrei magari far la pipì. Eh no, quello anch'io. Comunque, fans, tra un bisticcio e l'altro, tra superi troppo piano e il non superi affatto di luna, siamo arrivati a Ponte di Legno. Beh, il villaggio degli Hobbit. Bestia, quanta gente! Ha salutato la metà delle persone, forse anche meno. Comunque abbiamo da poco superato lo svincolo per il Gavia, strada che ormai sappiamo a memoria, avendola fatta 3 volte in un mese. Ma al tornare ci fermiamo, giusto? Mi sa che devo sistemare la telecamera. Comunque se vieni su abbastanza allegro, dai, è divertente questa strada. Non ha un asfalto eccelso, non ha un panorama bellissimo, però dai, come guidato ci può stare. Sì, beh, non è male. Passa comunque larga, quindi se non ti trovi davanti una Fiat 16, magari ce la fai. Io adesso davanti un Maserati, ma non è che è cambiata molto la situazione. Beh, siamo arrivati praticamente anche quasi in cima al Tonale, il paesaggio è più o meno così. Si sta annuvolando un po' troppo per quello che pensavo sarebbe stato il tempo oggi. Sì, anch'io quando ho visto gli antipioggia nello zaino ho detto, ma perché me li ha messi dentro che c'è un sole? Perché il Kiwi, che è veramente piccolo, è meglio averlo e non usarlo che non averlo e ti serve. Beh, quello sì. Perché il problema vero è che se ti bagni ci sono 12 gradi, 13 gradi, poi è freddo, eh. Attenzione, siamo arrivati sul posto del Tonale. È sempre molto... Boh, secondo me non ha niente di particolare sto posto. Cioè, è proprio triste come posto. Io sono venuto una volta sola a dicembre, tipo a fare l'Immacolata qua. A parte che quell'anno lì non c'era neve e quindi ho sciato sui sassi praticamente. E poi non mi aveva entusiasmato, ecco. Anche la volta che sono andato in paese a fare 2 passi, non c'era veramente nulla. Magari già se sei giù a Ponte di Legno e vieni su qua solo per sciare è un'altra cosa, eh. Sì, perché qua è proprio brutto. Oh, comunque ci sono 21.4, ho le mani ghiacciate e sto tipo tremando. Anch'io. Infatti anch'io ho freddo adesso. Comunque il passo del Tonale l'abbiamo fatto, non ci siamo fermati, ma ci fermeremo penso qui a cambiare le batterie, che immagino sia ancora chiuso e non so neanche più se riaprirà a questo punto. Later.
partire dal Tonale e ci dirigiamo in direzione, non lo so, Varollo. Il tempo... ma una merda. Mi sta lasciando abbastanza perplesso, sinceramente. C'è da dire che io non ho controllato il tempo in Trentino, perché ho visto sole pieno qua, ho pensato ci fosse sole anche là. Ah, incominciamo a essere come me, eh? Si vede che la mia influenza non dà buoni frutti. Bene, ripartiamo dopo la pausa bisogni fisiologici. Ok, già verso di là effettivamente vedo degli sprazzi d'azzurro, il che mi fa meglio pensare. Dai, guarda com'è divertente questo pezzo. Gasare! Spingiamo un po'? Sì, dai. Di buono c'è che vedendo come scendevano e salivano gli altri, se devono fermare qualcuno non fermano certo me. Fuochi d'artificio. Tonale Mendola. Prima volta su questa strada per me. Per me la seconda. Anzi, forse in discesa la prima, l'ho fatta solo a salire. Facciamo che li supero perché stanno andando un po' piano. Proprio adesso che avevo iniziato a fare la cronoscalata. Anzi, la cronodiscesa. Barca. Attenzione, è superato tutti, adesso si scende come se non ci fosse un domani. Che sensazioni hai? Mi sto divertendo. Su questo asfalto bicolore. Per la prima volta dopo un bel po' di mesi, forse anche qualche anno, sto spingendo un pochino e mi diverto. Cioè, essere troppo pallosi non va mai bene. Me lo dice anche mia mamma che sono palloso. Infatti, vedi, ha ragione. Beh, dai, adesso mi sto divertendo. Mi sono già dimenticato il nome del paese che dobbiamo seguire. Ah, però Passo delle Palade, vedi, il primo che dobbiamo fare è quello. Quindi se seguiamo Passo delle Palade, arriveremo. Me la ricordavo più brutta questa strada. E ti ricordavi male. Cioè, non a livello di asfalto mi ricordavo che non era eccelsa. Però me la ricordavo molto più dritta. Invece comunque che è strabella. Strabella finché non trovi davanti due macchine. Diciamo che ultimamente stavo anche preservando la moto, nel senso che non tiravo più tanto perché dicevo, boh, a tanti chilometri non me la sento di spingere. Poi vedo che c'è in giro gente con moto di 20 anni fa e dico, vabbè, la mia ha solo 4 anni, anche se ha un po' di chilometri. Ecco che mi sono tirato la gufata, mi tocco i maroni da solo. Ma sì, che cioè, ci sono moto di 20 anni in giro ancora. Vermiglio. Come il colore. Il colore. Ma va? Che colore è? È una specie di viola scuro. Ma perché sento dei disturbi? Ma a livello mentale, luna o... No, sull'interfono. Boh. Sento tipo tac 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 tac. Io, cioè, non è cambiato niente da settimana scorsa. Oh, sento tac 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 tac. Una bella Mustang. Guarda che Mustang! Attento che c'è un panigale. Bestia! Sempre tutti, tre panigale, sempre tutti con molta calma comunque. Boh, ma la gente, cioè la gente ha soldi, ma regalatemeli! Eppure se senti tutti che piangono miseria, che sono in crisi, che non ci sono soldi. Boh! Ma c'era il raduno Mustang, perché? Wow, che belle! Che fretta c'era, maledetta primavera! Siamo a Pellizzano. Adesso fai come i vecchi che leggono i cartelli di tutti i paesi ad alta voce. Perché non so, c'è un paese, tutti i paesi qua. Che dici? Beh, ma sarà anche 15 minuti dalla civiltà. Ma questi? Penso che la città più grande che c'è qua è Bolzano. Cioè, sono lontane, nel senso, non è 10 minuti. Ma quindi Luna è la tua prima volta in Trentino in moto? E lo supera? E non risponde alle domande? Sì, no, ma anche tipo quando siamo andati a fare il lago di Garda, che siamo passati un po' in Trentino anche. Ah, è vero. Diciamo la prima volta che ti addentri nel Trentino un po' più in profondità. Esatto. Prima avevi solo messo la punta, adesso ci entri di più. Esatto. E perché l'altra volta ero andata ma in macchina. Sì, neanche con me tra l'altro, quindi non penso che conti qualcosa. Esatto.
Ciao fans, siamo al passo del Tonale. Prima ho inquadrato tra l'altro te che attraversa la strada di corsa dicendo guardate nulla che non so dove fare pipì. Sì esatto, stavo cercando un posto per fare la pipì. Niente, siamo qua e su queste curve qua tipo si capisce quanto la gente mica vada forte. Vengono su veramente dei missili e poi boh, ci siamo noi. Cioè, arrivano su a cannone, che dici? Cioè fanno quella curva lì e mettono giù il ginocchio. Arrivano lì a manetta, io veramente non lo so. E poi capisci perché i video fanno 3000 view. Esatto, perché la gente segue chi va come loro. Siccome l'80% di quelli che sono passati sembrava fossero in pista, guardano i vari vlogger di turno, cioè nomi, che vanno in giro a 280 all'ora. Noi siamo particolari. Noi siamo l'eccezione. Esatto.